Ciao ragazzi, sono felicissima di mostrarvi il mio nuovo zaino da viaggio, è della Eagle Creek. Il modello è il Companion da 40 litri. Io l'ho comprato dalla bergfreund.it. Sono stati molto veloci nell'invio e devo dire che mi sono trovata bene con la spedizione. Questo secondo me è uno dei migliori zaini per viaggio che hanno fatto in modello maschile e modello femminile. Il modello femminile, come vedrete appunto dalla targhetta, è per il tipo di aggancio, diciamo, alle spalle. È piccolino, come vedete qua, ha un modo di agganciare molto molto più comodo per un fisico femminile. Quello maschile ha l'attacco più alto per le spalle. Con queste fibbie potete accorciare o allungare a seconda della vostra altezza. Poi ha lo schienale imbottito, poi vi è la parte traforata per la traspirazione della schiena e qua dei fianchi. È veramente bello, super super rifinito. Così lo vedete dall'alto. Vi faccio vedere quante tasche ha. Allora, la prima tasca è questa all'esterno, arriva fin qua. Queste sono le lampo. Qui avete un taschino sopra, questo gancettino per le chiavi e un altro taschino sotto, sempre traforato. E poi di qua un'altra tasca con ancora una zona dove qui potete mettere il telefono, una penna e un'altra taschina per le vostre cose. Comunque la tasca è bella ampia, ce ne sta di roba dentro. Poi una tasca qua per poter mettere la bottiglia. Vi faccio vedere un esempio. Eccoli, per esempio. Questa è una bottiglietta da 1 litro. Poi vi è una tasca sopra per le cose, diciamo, più veloci da dover prendere, e una tasca sotto. La tasca sotto è questa, e vi danno anche il copri zaino. Questo è il copri zaino che rimane agganciato sotto per la pioggia. Ecco come si mostra poi al suo interno, è praticamente come una valigia. La cosa che mi è piaciuta di più è proprio questa. Questo è il primo tascone e questo è il secondo. Vedete quanto spazio c'è? È come un trolley praticamente, la grandezza è quella. Vi do adesso il dettaglio proprio della grandezza e la larghezza dello zaino. La larghezza è di 35 centimetri, la lunghezza o altezza è di 55 centimetri e la profondità è di 20 centimetri. Io cercavo uno zaino di qualità che mi potesse accompagnare nei viaggi, soprattutto quelli fatti anche in auto o con altri mezzi che non fosse quindi l'aereo, perché comunque non va bene come bagaglio a mano, però come bagaglio da stiva sicuramente. È sicuramente uno zaino che vi può contenere, per esempio, vestiti per 2 settimane circa. È da 40 litri, infatti. Come vedete qua avete la misurazione,
35x55x20, è di qualità, di marca, ha addirittura, vabbè, chiaramente anche i sistemi di sicurezza sono questi, l'aggancio qua per mettere il lucchetto, poi avete sul di dietro, quando lo agganciate davanti, vedete questo accessorio fischietto. Sentite come è un fischietto molto potente per sicurezza, diciamo. Poi ha un taschino sulla parte che sta davanti, diciamo, di fianco di voi, per metterci magari il telefono, per averlo a portata di mano. Di qua è semplice. Poi questi spallacci, come vi dicevo, sono stati progettati per la figura femminile, però trovate appunto anche il modello maschile fino a 65 litri di capienza. E poi altra cosa che non vi ho fatto vedere prima, qui in alto, c'è la tasca per il computer e ci sta un 17 pollici tranquillamente, quindi è un super mega zaino che vi accompagnerà in tutti i vostri viaggi. Qui ha un'altra taschina dove potete inserire per esempio una giacca, un impermeabile, T-Way, qualsiasi cosa che vi serve a portata di mano velocemente. E appunto i due porta, non so, bottiglia, ombrello, quello che più desiderate. È veramente comodo, veramente pratico, mi è piaciuto subito e contiene tutto quello che vi serve. E io vi invito ad andarlo a vedere, anche su Amazon dovrebbe esserci, quindi vi lascio magari qua sotto dei link sia dal sito dove l'ho acquistato io sia quello diretto di Amazon, se ancora c'è questo modello. Ve lo ripeto, è il Companion, quindi Eagle Creek Woman's Global Companion da 40 litri. Il colore, questo viene chiamato Smoky Blue, e c'è nero e c'è, se non sbaglio, anche sul rosso bordeaux. Vi saluto e vi auguro anche buone vacanze per chi sta partendo in questi giorni. Ciao a tutti ragazzi, ciao!